Ed è ancora in corso, intanto questa è una smentita rispetto alla notizia che abbiamo dato prima, che era terminato il Consiglio dei Ministri. No, il Consiglio dei Ministri è ancora in corso per le nomine della squadra di governo. Intanto parole ottimistiche anche per quanto riguarda il lavoro sotto questo aspetto di Mario Monti arrivano non soltanto dal Popolo della Libertà ma anche dal Partito Democratico, con Franceschini che dichiara che andranno bene comunque, lo stesso Bersani che spiega bene i sottosegretari al lavoro da domani, e anche mentre qualche polemica arriva dall'Italia dei Valori con il leader Antonio Di Pietro che dice no alla lottizzazione in nomina dei sottosegretari. Ma intanto queste sono notizie marginali a fronte purtroppo delle nuove notizie economiche che sono arrivate nel corso delle ultime ore della giornata di oggi, con la riapertura delle borse. Piazza Affari chiude in positivo, però l'Ocse spiega recessione nel 2012 per l'area euro. Noi di questo ne parliamo con l'onorevole Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie su Radio Yes. Dunque, notizie che arrivano dall'Ocse abbastanza preoccupanti, anche così come i tre scenari che vengono paventati, sebbene sembrino ancora lontanissimi, però sono sempre scenari che fanno abbastanza paura. Sì, purtroppo non è, diciamo, un incidente, non è un caso che siamo a questa situazione. Come diciamo sin dall'inizio di questa crisi, se si fanno politiche sbagliate si ottengono poi risultati come quello che l'Ocse mette in evidenza con l'Employment Outlook di oggi. Si è affrontata una crisi che nasce dal debito privato, dal fallimento dei privati che si indebitano troppo, come fosse una crisi da debito pubblico. Si sono incominciate a fare ovunque manovre restrittive senza alcuna attenzione alle politiche per la crescita, ed è evidente che quando c'è una contrazione della domanda pubblica, c'è una contrazione della domanda privata perché appunto si perde il lavoro e perché le famiglie devono rientrare rispetto al debito contratto, poi in questo quadro l'economia va giù. Quindi è assolutamente prevedibile, è assolutamente prevista che ci fosse questa crisi, questa diciamo recessione in un contesto di politica economica come quello che ha dominato negli ultimi 3 anni e mezzo, 4 anni l'area euro, grazie in particolare ai conservatori tedeschi e alla destra francese. Ecco, in tutto questo scenario, immaginando paradossalmente un governo che si insedia e che non fa nulla, a quel punto i conti pubblici dipenderebbero soltanto dall'andamento dell'economia, ossia nella polemica, nella politica spesso l'economia si suole unirla appunto a ciò che fa un governo, cosa che facciamo praticamente quotidianamente, però la domanda è: quanto incide per conto suo ciò che fa l'economia in questa situazione, a prescindere dalla politica? Ma l'economia ovviamente incide tanto, anche se l'economia non è, non sta su Marte, l'economia si svolge all'interno di un gioco le cui regole sono definite dai governi, non da un governo, perché questo è l'altro grande problema che la crisi che stiamo attraversando mette in evidenza, che l'economia è globale, la politica è nazionale, quindi gli strumenti che nel Novecento hanno consentito all'economia di regolare, alla politica di regolare l'economia, adesso non funzionano più, e quindi le regole o gli orientamenti li decidono in modo prevalente le economie maggiori, o non le decide nessuno, come è il caso adesso, e quindi c'è una rincorsa rispetto a meccanismi cosiddetti di mercato che poi portano ai risultati che vediamo. Ecco, quanto l'Europa, a suo avviso, ha possibilità di crescita e soprattutto durevolezza nel corso del tempo con questa situazione? Perché tra le varie ipotesi si ipotizza anche un doppio euro, una Germania che esca dall'euro così com'è. Sono molte le voci che vanno circolando in questi giorni, per fare un po' di chiarezza. Ma l'Europa ha straordinarie possibilità di invertire la rotta della recessione.
l'Europa, in particolare l'area euro. Ci sono tutti gli strumenti, diciamo, sul piano tecnico per ribaltare la situazione, promuovere il lavoro, promuovere lo sviluppo sostenibile. Il punto è che vanno fatte delle scelte politiche, va deciso di dare la gamba politica all'area euro, che ora ne ha soltanto una monetaria. Vuol dire quindi fare politiche economiche insieme nell'area euro, vuol dire mettere gli euro bond, vuol dire consentire alla Banca Centrale Europea di fare la banca come fanno le banche che hanno le altre banche che hanno la moneta di riferimento, come la Federal Reserve negli Stati Uniti o la Banca d'Inghilterra nel Regno Unito. Vuol dire quindi fare una politica per gli investimenti, fare una politica per coordinare la tassazione. Sono tutte scelte assolutamente fattibili sul piano tecnico. Purtroppo in questa fase l'Europa è segnata da governi conservatori che puntano a replicare le ricette fallimentari che ci hanno portato alla situazione in cui siamo. Ecco, entro il 9 dicembre l'Europa dovrà mettere a punto il programma per sostenere l'Eurozona e l'Italia. Oggi ha presentato, diciamo, 6 punti che sembrano essere condivisi anche dagli stessi Stati Uniti, almeno questo è nel comunicato congiunto dopo l'incontro di oggi con Obama. Però sì. Intanto i broker internazionali studiano l'impatto del collasso dell'euro. A suo avviso perché? Ma perché la situazione così è insostenibile. Così, se i governi dell'area euro, in particolare la Germania, che è il governo più importante, sì, non intervengono, è evidente che è un rischio molto molto concreto e quindi è inevitabile che chi ha miliardi e miliardi di euro investiti si preoccupi di capire quale scenario si apre. Ma ripeto, è un rischio assolutamente evitabile, è in mano ai governi dell'area euro, in particolare alla Germania. Noi con il cambio di governo e con la presidenza Monti, sì, diamo un contributo molto importante sulla direzione giusta, perché un governo affidabile, guidato da una figura autorevole, riconosciuta a livello europeo e internazionale come Monti, aiuta anche i conservatori tedeschi, il governo della Merkel, il governo Sarkozy, a cambiare rotta. Quindi dobbiamo tutti insieme lavorare per questo scenario, perché l'altro è assolutamente da evitare. Ecco, però subito dopo l'insediamento di Monti, quindi il cambio al governo, le borse non hanno risposto in maniera positiva come ci si aspettava? No, in realtà non era un'aspettativa abbastanza ottimistica. Debole e ottimistica, perché il cambio di governo è condizione necessaria, ma non sufficiente. Cioè, se fosse rimasto il governo Berlusconi sarebbe stato tutto molto più complicato. Quindi era un ostacolo da eliminare per fare le scelte giuste, ma poi le scelte giuste vanno fatte e dipendono e soprattutto da Germania e Francia, e avere una personalità come Monti è un asset straordinario, dà un contributo molto positivo affinché queste scelte si compiano, perché abbiamo recuperato credibilità. Prima avevamo una credibilità pari a zero, però ripeto, abbiamo fatto un passo, non siamo arrivati alla meta. Ecco, ad ultimo, onorevole, approfitto della sua presenza e della sua competenza anche per porle un'ulteriore questione che poi è passata un po' in sordina, perché nella scorsa settimana c'è stato un incontro tra il commissario europeo degli affari interni e il presidente del Consiglio Monti, un incontro durato 2 ore e mezza in cui non si è parlato delle misure anticrisi per l'Italia, ma si è parlato della questione della Golden Share. Mm-hmm. Quindi alla fine sembrerebbe che Monti avrebbe concordato con Barroso 30 giorni di tempo per regolarizzare questa posizione dell'Italia, in cambio della promessa di fare quello che gli esecutivi precedenti non hanno fatto, quindi rinunciare alla Golden Share, che impedisce scalate nelle aziende considerate strategiche. Questo che ripercussioni potrebbe avere sull'economia italiana? Ma dipende come viene fatto. Noi siamo assolutamente contrari al fatto che lo Stato perda una presenza significativa in aziende importanti come per esempio Telecom, in questo caso, perché diciamo gli altri paesi, anche Enel, Eni, Finmeccanica, sì, Snam,
Sì, ma là non è questione di golden share, là una quota che è superiore al 30%, quindi non è tanto un problema di golden share in quel caso, mentre per Telecom lo è, perché è una partecipazione molto piccola, appunto potenziata da queste regole particolari che si chiamano golden share. Dobbiamo stare attenti perché in questa situazione di crisi, con i valori di borsa così bassi, le nostre aziende, che anche le migliori che abbiamo, le poche grandi aziende che abbiamo, potrebbero essere comprate a prezzo di saldo, e altri paesi che ci dicono di fare certe scelte non sempre lo fanno esclusivamente per il nostro bene. Ci sono legittimi interessi nazionali che entrano in gioco e dobbiamo stare attenti a non perdere pezzi fondamentali del nostro sistema produttivo, proprio non ce lo possiamo permettere. Quindi va guardata con grandissima attenzione la modifica delle regole per evitare che ci siano operazioni indesiderate, e perdere il controllo di società importanti è certamente indesiderato. Bene, onorevole, noi la ringraziamo moltissimo, come sempre, della sua disponibilità e della, ovviamente, preparazione. Le auguriamo un buon lavoro. Grazie, buonasera. Grazie all'onorevole Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. Intanto andiamo insieme, lo facciamo, a verificare, qualora fossero arrivate delle novità relativamente ai sottosegretari, perché sappiamo che si è conclusa la riunione del Consiglio dei Ministri, al cui ordine del giorno era prevista la nomina dei sottosegretari e dei viceministri, però ancora non abbiamo notizie certe. E allora, con questo noi possiamo fermarci per la pausa delle 21 qui a Radio Yes, tra poco.